17 maggio, oggi parliamo di San Pasquale Bailón, un santo straordinariamente legato all'Eucaristia, santo spagnolo, ma anche presente fortemente nella devozione popolare in Italia, tant'è vero che è il patrono dei pasticcieri e la parola zabaglione, che è un dolce, quindi il dolce zabaglione, deriva proprio da San Bailón, Zabaglion nel dialetto torinese, piemontese, che appunto riferisce a lui la ricetta del dolce fatto con l'uovo, che appunto chiamano Zabaglion. Ma lui era nato nel 1540 a Torre Hermosa in Spagna e era nato il giorno di Pentecoste, la Pasqua de las Rosas, come dicono gli spagnoli, e quindi fu chiamato Pasquale. Sappiamo che la Pentecoste, 50 giorni dopo la Pasqua, è chiamata anche Pasqua delle Rose, anche in italiano, oppure Pasqua Pentecoste. Comunque è il giorno della discesa dello Spirito Santo e quindi è il compimento vero e proprio della Pasqua. Sin da bambino dimostrò una straordinaria propensione a riconoscere Gesù presente nella Santissima Eucaristia. Ad appena 3 anni si perse e i genitori, dopo tanto girare, quasi disperati insieme alla sorella maggiore, lo trovarono in chiesa dove erano in corso le 40 ore eucaristiche. A un certo punto divenne pastorello per aiutare la famiglia e qui cominciarono i fenomeni mistici, perché egli, quando nelle chiese attorno alle campagne, vicino nei pressi delle campagne dove pascolava il gregge, era il momento dell'elevazione dopo la consacrazione, egli vedeva il Santissimo Sacramento, anche se era in campagna. Molte volte era tratto in estasi e levitava al momento in cui suonavano i campanelli per la elevazione dell'ostia consacrata e del calice del vino consacrato. Mentre un giorno pascolava il gregge, si presentarono a lui due figure sconosciute. Uno vestito da frate, e una vestita da monaca. Dissero di chiamarsi Francesco e Chiara. Quel frate che si chiamava Francesco aveva le stimmate, ma lui non si rese subito conto che erano i fondatori dell'ordine francescano, erano San Francesco e Santa Chiara. E loro gli dissero che egli doveva entrare al loro servizio. E quindi quando il padrone delle greggi, della masseria, verso in cui lui lavorava, propose a lui di sposare la sua unica figlia e quindi di diventare il padrone di tutto quello che vedeva, quindi le greggi che custodiva, la masseria in cui lavorava, e naturalmente il padrone gli aveva proposto questo perché vedeva in lui una persona da bene, un giovane retto e preciso nel suo dovere e umilissimo e limpido nel suo cuore. Lui disse di no, perché lui diceva: io devo diventare francescano. E difatti diventò francescano al Cantarino, nel santuario, nella chiesa della Madonna di Loreto. E qui lui cominciò la sua vita di religioso, accentuando quelle che erano delle caratteristiche che lui già aveva avuto da sempre, quindi l'umiltà, l'innocenza, la capacità di servire i fratelli e di amarli in modo disinteressato, soprattutto il grande amore all'Eucaristia, che gli meriterà dopo la sua canonizzazione avvenuta a opera di Alessandro VIII nel 1690,
il titolo di patrono dei congressi eucaristici. Era così tanta la sua umiltà che lui decise di non diventare sacerdote, quindi rimase fratello laico, anche se aveva una cultura non indifferente, tant'è vero che lui ha lasciato un'opera di pensieri, di scritti, di meditazione proprio sull'Eucaristia. A un certo punto il provinciale dei francescani alcantarini, da cui dipendeva lui, gli chiese di portare dei documenti importanti a Parigi, quindi doveva attraversare mezza Spagna e mezza Francia praticamente, travalicare i Pirenei. E alcune regioni della Francia erano infestate dai calvinisti che non credevano nella presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. E lì lui si dimenò nel discutere con gli eretici, ma in una cittadina francese fu preso a sassate e una pietra lo colpì nella spalla e per tutta la vita rimase offeso e un po' piegato nella spalla. Questo dolore gli rimase per tutta la vita. In ogni modo, ecco, egli morì il 17 di maggio 1592 e morì il giorno dopo del suo 52esimo compleanno. Era nato il giorno di Pentecoste, la Pasqua delle Rose, e quando morì era ancora il giorno di Pentecoste, Pasqua delle Rose. Il suo sepolcro ebbe un'avventura particolare, a parte i miracoli e la devozione che fiorì attorno al suo corpo benedetto, però ecco, ci fu un fenomeno particolare nel suo sepolcro, che molte volte si sentivano dei colpi che risuonavano dall'interno del suo sepolcro. Questo fino a quando i rivoluzionari durante la guerra civile spagnola non bruciarono la chiesa dove egli era custodito. Adesso rimangono poche reliquie sue e questo fenomeno si è interrotto. Però ecco, San Pasquale Bailón, santo della devozione popolare, tra l'altro a Napoli è invocato molto per trovare marito, no? Dicono San Pasquale Bailón, protettore delle donne, fammi trovare un bel marito, bianco, rosso e colorito, bello, bianco e colorito. Come te, tale e quale, o glorioso San Pasquale, poi patrono anche dei pasticceri, ma difensore strenuo della presenza reale di Cristo nell'Eucaristia, acceso da grande amore per il convito eucaristico, San Pasquale Bailón prega per la Chiesa, prega per i sacerdoti, prega per tutti noi.